Adesso vi raccontiamo la storia di Luca, un senza tetto che vive nel rione Monti a Roma e che nell'arte ha trovato la possibilità di esprimere la propria ricchezza. Un gallerista lo ha notato, ha voluto esporre le sue opere e da quel momento la sua vita è cambiata. Adesso è pronto per partire con un volo che lo porterà a New York. Lino Lombardi. Volare. Luca è un clochard molto speciale. Tutti nel rione Monti, a due passi da Colosseo e dal Foro Romano, lo conoscono come un cantante, un attore, un oratore di comizi che possono far venire il mal d'orecchio a qualcuno, ma sono in fondo ben tollerati dagli abitanti che l'hanno come adottato. Luca è un ragazzo meraviglioso, è una persona che si fa volere bene, è come un fratello. Come un fratello che abbiamo acquisito. Di lui si sa ben poco. Viene da Melilli, un paesino del Siracusano. Suo padre lavorava come trapezista nel Circo Orfei. Ha viaggiato in lungo e largo per l'Italia. 17 anni fa sbarcò alla stazione Termini e dal cuore di Roma non se n'è più andato. Disegno, canto, dormo in strada, recito poesie e praticamente vivo d'arte. Non chiedo l'elemosina, non mi considero un clochard. Mi considero semmai un artista, un cantante. L'arte è molto bella perché può servire praticamente a tutto. Cioè, come quando suol dire, la bellezza aiuta a salvare il mondo. Questa dovrebbe essere l'arte. Io sono un libero pensatore, nel senso che ho vissuto sempre in giro sin da piccolino, pur avendo i genitori di una famiglia normale, però ho vissuto sempre con idee da vagabondo. Un ribelle, un uomo libero, prigioniero di se stesso, così si definisce, con una sola regola, non rispondere a nessuno di ciò che è. Si fa la barba usando lo specchietto di uno scooter, si appisola sui marciapiedi, dorme ai piedi di basiliche rinascimentali, vagabonda tra le bellezze e i tesori nascosti della città eterna. Per me la strada è un comodato d'uso, nel senso che il bar mi può servire per lavarmi le mani, la piazza mi può servire pure per lavarmi io. La strada mi ha aiutato a crescere, a capire, a imparare le cose in un modo migliore, essere più sincero con me stesso e con gli altri. Migliaia di persone gli passano accanto. Molti lo guardano come l'ultimo di questa terra, altri lo salutano con simpatia. La strada divide, seleziona, la strada gli ha insegnato a leggere nel cuore della gente. Da una 24 ore tira fuori i pennarelli e disegna, colora, registra il caos di sentimenti che gli vorticano attorno, li riporta furiosamente in piccoli quadri che si riempiono di cuori impazziti che chiedono cura, attenzione, cuori che diventano farfalle pronte a volare di petto in petto. Un artista, Fabrizio Di Nardo, si accorge di lui, gli apre le porte della sua galleria, dedica una mostra alla sua arte pura e puerile e la vita di Luca cambia. Che cosa l'ha attratta in Luca? In Luca mi ha attratto l'arte. Io ho visto subito l'arte nei suoi lavori ed è stato immediato considerarlo un artista. Luca vive la strada e ha un suo stile che mantiene ed è la cosa che mi ha sempre suscitato una domanda dentro me. Cioè io riuscirei a vivere la strada mantenendo uno stile, mantenendo una dignità. Io sono molto attratta da questi qua scuri scuri dove improvvisamente senti che ci sono dei mondi fantastici. Molto contenta Luca, bravissimo. I cuori parlano da soli, no? A tratti urlano, a tratti danzano, mi sembra. No? Beh, questi stanno proprio ballando, sì. L'arte salva, ragazzi. Derelitti, abbandonati a se stessi, spesso precipitati in una disperazione senza ritorno, i senza tetto fanno notizia solo quando muoiono nelle notti fredde d'inverno. Luca ha invece conquistato le cronache cittadine coi suoi quadri on the road, ma soprattutto ha ritrovato dignità, forza, sicurezza, riscatto, la rivincita sui pregiudizi. Ha venduto più di 50 quadri, un successo, merita un premio. Coi soldi ricavati dalla vendita delle sue opere, Luca attraverserà l'oceano. Vado a New York perché è una città molto bella, mi è sempre piaciuta e mi voglio allontanare un po' dall'Italia perché voglio cercare di intraprendere pure un'ideologia di pensiero diversa da quella che vivevo
in Italia come Clochard o come Barbone. Dalla strada alla galleria fino a New York, dal cuore di Roma al cuore della Grande Mela.